Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti allo Stadio Olimpico di Roma, la casa della nazionale italiana rugby nel Guinness 6 Nazioni. È il luogo simbolico da cui vogliamo concludere eh, la campagna 2022, almeno per quanto riguarda la sua componente maschile, eh, con un appuntamento che è diventato uno standard eh, durante l'ultimo anno, un debrief della finestra internazionale che si è appena conclusa e che ha visto l'Italia maschile maggiore terminare il torneo con una storica vittoria a Cardiff appena sei giorni fa e l'Under 20 completare il miglior Senazioni della propria storia con tre vittorie, l'ultima proprio a Colwin Bay contro i gallesi domenica scorsa. Parleremo di questo Sei nazioni maschile con il presidente federale Marzio Innocenti, con il capo delegazione vicepresidente Vicario Giorgio Morelli, il commissario tecnico della squadra nazionale Kieran Crowley e il suo collega dell'under 20 Massimo Brunello, il manager azzurro Giovan Battista Venditti e collegato dal suo Sudafrica il responsabile dell'alto livello di FIR Franco Smith. Prima di lasciare la parola al presidente federale però vorrei tornare per qualche minuto a Cardiff, alla giornata che entra di diritto tra quelle indimenticabili. per il rugby italiano con questo servizio. Regia. Tomorrow we have another opportunity to put in some more foundations. And you've done that throughout this whole campaign, whether it be gym, training, some games, etc. Contento né emozionato rivedendo quelle immagini, mi sembra, no, Seriamente parlando, una giornata indimenticabile, ma soprattutto penso il primo passo di un cammino iniziato un anno fa. Ho detto a caldo, lo ripeto anche adesso: dopo la nascita dei miei figli è stato probabilmente il giorno più bello della mia vita. Sicuramente siamo tutti felicissimi di aver visto queste immagini. Da un senso di sport, e questa è la cosa che mi piace di più. L'Italia è tornata alla vittoria dopo 37 partite, 36 partite non vinte. E nel modo più, più bello, più coerente con quello che è una bellissima storia di sport. Se fosse stata la sceneggiatura di un film, è un bel film di sport. E, però c'è anche da dire che queste 36 sconfitte no, non sono di Questi ragazzi non sono di Kiran, diciamo che loro hanno cominciato a novembre. E questo, che, quello che vorrei sottolineare, che credo che sia giusto, è che da novembre alla partita di, del Principality di, di Cardiff c'è stato tanto lavoro, c'è stata una crescita continua e costante. Chi vede rugby non può non aver visto cosa stava succedendo piano piano, non può aver non considerato non casuale mezz'ora sullo 0 a 0 con la Nuova Zelanda, non può eh, non aver valutato nella giusta luce anche il passo, il passo falso con, con la Nuova Zelanda ma che non lo era, perché le, con l'Argentina la, ma che non lo era, perché l'Argentina in quel momento era sicuramente più forte dell'Italia. E anche la vittoria con l'Uruguay è una vittoria importante Kiran lo, lo ha sottolineato subito. Per, vincere bisogna, per imparare a vincere bisogna vincere e quello è stato un altro momento importante. Poi c'è stato ancora tanto lavoro e poi alla fine siamo arrivati al torneo. Il torneo è una cosa particolare. John Jeffries... Prima del, dopo la partita con la Francia, mi ha detto una frase che non dimenticherò mai: il torneo è brutale. È vero, quando sbagli anche poco viene immediatamente punito, cosa che è successa all'Italia contro la Francia. Ma in quella partita credo che si sia visto tutto quello che poi è stato sublimato nell'ultima, e così tutte quante, tutte le partite che abbiamo giocato, compreso quella dell'Inghilterra, in cui abbiamo rifiutato di calciare 11 volte in mezzo ai pali, cosa che avrebbe dato un aspetto diverso al punteggio finale e di conseguenza non avrebbe fatto passare in secondo piano le cose molto belle e molto importanti che si erano viste sul campo. E poi quello che è successo in Irlanda, anche l'Irlanda è un altro punto importante di questo passaggio, perché io ho guardato molto attentamente i primi 18 minuti. Da quella partita fino a quando l'arbitro giorgiano e, la sua, e i suoi guardialini hanno deciso di cambiare completamente quella partita. Sono stati forse i 18 minuti più belli dell'intero torneo contro la squadra, secondo me, più forte, anche più difficile da affrontare. La Scozia era una partita che potevamo vincere, però è stata la prima partita in cui concretamente si è sentito che. Alla fine la, la delusione di non aver vinto una partita che si poteva vincere, anche questo, secondo me, è stato un altro grande passo in avanti. E poi, alla fine, la partita di Cardiff. La partita di Cardiff è una partita per le attuali capacità dell'Italia quasi perfetta. È esattamente quella che serve all'Italia per vincere, e essere vicini agli altri per cogliere l'occasione. Poi l'occasione nasce, abbiamo avuto. Abbiamo avuto qualcosa di, di incredibile nello sport perché il bambino magico e il Signore degli Anelli hanno confezionato una meta che difficilmente si vede a quel livello, ma che è l'essenza del rugby. Per cui ha dato a tutto una connotazione importante, bella e anche come hanno reagito i nostri partner del Sei Nazioni, cioè con gioia vera per la nostra vittoria anche perché, e anche per come l'avevamo fatta, ci ha dato. Secondo me un grande riconoscimento e ha anche chiuso definitivamente il capitolo L'Italia eh, merita di stare nelle Sei Nazioni, certo che lo merita, e tutti quelli che sono nel Sei Nazioni vogliono che l'Italia resti. Per cui è stato fatto un bellissimo passo avanti, ma come, come dico sempre, e purtroppo l'ho dovuto dire all'indomani di partite perse, eh, la partita che ha appena giocata non ha più. Non ha più non si può più cambiare, per cui è inutile pensarci e questo vale anche per la partita vinta contro il Galles. È un bellissimo ricordo, fortunatamente non si può più cambiare, pensiamo al futuro perché il prossimo obiettivo, credo che Kiran poi ce lo spiegherà con molto, con molto meglio di quanto lo posso dire io, è quello di essere sempre in grado di poter vincere la partita quando, si cap quando capita l'occasione, il che non vuol dire che le vinceremo ovviamente tutte. Però è importante esserci e l'Italia lo può fare. Questi ragazzi sono ragazzi su cui possiamo puntare perché il futuro è loro, è la squadra più giovane dell'intero torneo. Accanto a loro eh, ci sono i ragazzi della, della 20, eh, Massimo è qua, Massimo Brunello eh, è, è direi in questo momento un grande orgoglio per la federazione e per tutti gli italiani, un allenatore italiano che. Fa delle grandi cose nel torneo e tre vittorie non, sono, non ci sono mai state. Come sono state anche raggiunte la partita, partita dell'Italia Under 20 contro l'Inghilterra, prima dell'Italia dell contro il Galles, è stata la partita più consistente che io abbia mai visto giocare da una nazionale italiana. E questo è importante perché non c'è solo le individualità che, peraltro, sono. Sono delle individualità di livello, ma è anche eh, chiaramente un'idea di rugby che già questi ragazzi hanno digerito, e lo staff e Massimo in particolare devono essere orgogliosi, orgogliosi di questo. È un primo passo. L'Italia in passato ha già fatto delle imprese importanti, l'ultima, il Sudafrica. Ricordatevi all'indomani del Sudafrica, come è stato commentato, cosa è stato detto. Ma la traversata nel deserto non è ancora assolutamente finita, anzi forse è appena cominciata. E questo è un bellissimo risultato, ma non deve diventare come in passato è stato un freno e anzi quasi quasi una dannazione. E so perfettamente che Kiran, Gian Battista, tutto lo staff della nazionale hanno ben chiaro questo e lo hanno ben chiaro i ragazzi. E... L'Italia non ha risolto i suoi problemi, l'Italia della nazionale è molto più vicina dell'intero movimento a risolvere i problemi che, che deve risolvere prima di diventare veramente una nazionale vincente e, e sono anche più vicina a farlo perché è più facile per la nazionale che per il movimento. Però il movimento deve trarre da questa, da questa nazionale, dall'esempio che danno questi ragazzi dalla serenità con cui affrontano un impegno così importante, la forza e lo stimolo per migliorare ognuno giorno dopo giorno. Il, I risultati della nazionale sono importanti perché aiutano il rugby di base, aiutano i nostri club, aiutano i nostri ragazzi, danno entusiasmo. Vedere un, un giocatore come Angie Capuzzo correre facendo quello che credo tutti i bambini del mondo sognano di fare un giorno, cioè quello di correre, seminare tutti gli avversari, passare la palla a un compagno che va in mezzo ai pali, sia stato un, un momento importante e con quello spero che sia anche definitivamente seppellito il progetto peso-altezza che tanti danni ha creato nel rugby italiano. E... Felicità pura, sabato scorso è stata felicità pura, ce la dobbiamo godere, ma su questa... Dobbiamo costruire il futuro. Bene, grazie al Presidente. Andrei subito dai colleghi collegati per le domande per i nostri relatori. E credo che il primo sia Moreno Molla. Sky. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, ti sentiamo Moreno, grazie. Una domanda per Kiran Crowley: la faccio in italiano, poi la traduco direttamente in inglese. Prima del torneo abbiamo detto che non erano importanti i risultati quanto le prestazioni. Alla luce di quanto è successo, quindi alla fine del torneo e tralasciando il fatto della vittoria in Galles, che sei nazioni è stato, cosa ci portiamo di buono e su cosa dobbiamo migliorare? We said that uh, before the tournament, uh, uh, our tournament wouldn't have been judged on results, but on performances. So, uh, taking out from the equation the victory, the fantastic victory in Cardiff, what has these extensions left, in your opinion, where we have to still improve? And where we can be reasonably satisfied of what we have done. Yeah, um, we. I said, yeah, results don't measure you. Uh, it's performance, and, and we had some goals, um, some um, ambitions and games. Uh, for example, you know, we had to get our penalty count way down from where it was in previous games, and we became the best disciplined team in the Six Nations through working hard at it. We had to stop line out drive tries um, and we did a lot of work on Zoom calls with a consultant in New Zealand who who helped us a, um, a lot in that area, uh, which more I, uh, was able to get across to the guys and in the end, we gave up one line out drive try. Um, so we're making improvements in those areas and in other areas. Um, our breakdown work was a, a lot better. So we we're making a lot of improvements, but it's only a start. Um, we've also exposed some players, um, and I've got to congratulate the under 20s on their performances. Um, to have those players coming through and putting pressure on the players. Um, is a, is a must, and you know, their performances over the last uh, few years have, have helped that. And, uh, you know, with Franco Smith exposing some of these players last year, they are now more experienced. So hopefully we can build on all of that, um, you know, and, and just get better at what we do because there are small margins in, in these games. Uh, sì sicuramente insomma il, il tema era misurare più la performance uh che risultati, avevamo comunque degli obiettivi, c'era quello di diventare più disciplinati, possibilmente la squadra più disciplinata delle sei nazioni, non concedere mete da rimessa laterale, in questo senso abbiamo lavorato molto con, il nostre, con le chiamate via Zoom con il nostro consulente in Nuova Zelanda e alla fine del torneo abbiamo concesso da questa situazione di gioco solo una meta, anche i breakdown sono molto migliorati nell'ultima sei nazioni. Più in generale, abbiamo, possiamo dire di aver fatto molti progressi. Abbiamo lanciato sulla scena internazionale alcuni giocatori. Mi congratulo anche con Massimo, con la sua under 20, perché i ragazzi che sono arrivati e che stanno arrivando eh, hanno sicuramente messo la giusta pressione positiva all'interno del nostro gruppo. E vale lo stesso per quei ragazzi che Franco Smith ha lanciato durante il suo periodo da, da capo allenatore e che quest'anno hanno giocato il. Nazione avendo molta più esperienza alle spalle, grazie mille. Abbiamo Sebastiano Pessina, un rugby. Sebastiano, sì, buongiorno. buongiorno. Ho una domanda per Kiran Crowley: eh, volevo sapere se, insomma, si sarebbe mai aspettato di dover. Utilizzare ben 13 giocatori esordienti nelle prime otto partite, in parte lo ha già un po' raccontato nella prima risposta, quella della domanda di Moreno, e comunque volevo capire un attimo che cosa pensa un po' della, della profondità della rosa che abbiamo, e della possibilità di scelta a sua disposizione, visto che comunque in queste sei nazioni siamo arrivati alla fine del torneo con praticamente un'intera formazione di, di infortunati, con 15 giocatori in una disposizione rispetto alla rosa con cui si era... So, uh. yeah, I think we've uh, created some depth. Yeah, uh, yes. Um, I mean, you just need to uh, look at a uh, couple of the boys, even just from last game. I mean, uh, people. Longi came in and, uh, and played very well, so exposed him. Um, you know, we've ex exposed some more players who have shown that they have that ability at that level so that 's great,, um, you know, but you, are, you have to have that depth. I mean, as we build towards the World Cup, you mean you have to have five hookers who are available or you know and five in the prop positions, etc, because it only takes one injury or two injuries, and suddenly you're short in those positions. We still have some uh, work to do from a selection point of view around a couple of positions. Um, um, that you know, we, we need to try and create more depth in, and with the um, Italy A team playing some games and Imangenti having a game, etc. It will hopefully expose some more players um, that we can then make selection choices from. Uh, sì, penso che si sia creata sicuramente profondità nel corso del torneo, uh, basti pensare nell'ultima partita da Longi che è entrato e ha fatto bene, ma uh, nel corso delle, delle ultime sette settimane anche altri giocatori uh, sono entrati e hanno dimostrato di avere le, le abilità necessarie per stare a questo livello. Uh, C'è ancora molto da fare, se guardiamo alla preparazione che ci aspetta verso la Rugby World Cup uh, in determinati ruoli, uh, sicuramente la profondità deve essere aumentata, ad esempio devi avere almeno 5 tallonatori, almeno 5 piloni per lato da cui idealmente poter scegliere nel corso della preparazione verso la Coppa del Mondo, sapendo che qualcuno ovviamente si può perdere per strada, per infortunio e il rischio è quello di rimanere immediatamente corti in uh, in alcune posizioni e ripeto c'è ancora da fare del lavoro di selezione in particolare su alcuni ruoli specifici ma credo che eh, le partite dell'Italia dell'Italia emergenti potranno aiutarci in questo senso a, a sviluppare questa profondità grazie Paolo Caselli Firenze Via Super Sport. ciao Paolo ciao buongiorno buongiorno a tutti ho una domanda per Massimo Brunello complimentandomi Innanzitutto con lui, perché ci ha reso orgogliosi questa nazionale under 20, che naturalmente riguarda tante, tante eh, regioni italiane. Adesso, su questi ragazzi, c'è da fare tanto lavoro. Qual è lo step successivo eh, che credo sia quello più importante per farli passare in, in nazionale e per renderli competitivi nelle loro squadre? Grazie. Lo step successivo dopo la nazionale Under 20 è sicuramente per chi ha le possibilità, chi ha chi è individuato e già pronto può fare già l'URC. Sono campionati sicuramente di un livello superiore all'Under 20, ha uno scalino superiore quindi... Secondo me ci sono giocatori come, facciamo l'esempio esempio, i Menoncello che hanno già assaggiato questa categoria quest'anno, che hanno fatto molto bene e poi si sono guadagnati anche la convocazione nazionale maggiore. A mio parere ci sono giocatori che possono già fare questo tipo di, di campionato, ce ne sono altri che non sono ancora così pronti per farlo, magari hanno bisogno di fare uno scalino un po' più corto che può essere... Un top 10 e sicuramente lì possono sviluppare il loro potenziale, magari tra qualche anno giocare nel campionato di Celtic URC che si chiama adesso, e, e poi magari essere ancora pronti. Sicuramente non possiamo disperdere nessuno perché non, non siamo così numerosi, non abbiamo talenti dietro l'angolo dappertutto, quelli che abbiamo dobbiamo curarli a attentamente e seguirli anche nel loro percorso e, e, e fare anche molta attenzione perché se qualcuno resta indietro possiamo anche aiutarli perché, perché riescono ad esprimere il loro potenziale perché il potenziale secondo me c'è. ecco. Grazie Massimo, Giacomo Bagnascolo, solo 24 ore. Buongiorno, io ho una domanda parallela e breve per Kiran Crowley e per Massimo Brunello. A Kiran uh, volevo chiedere se la vittoria con il Galles è la più importante della sua carriera da tecnico e anche se è quella che gli ha dato più soddisfazione. E a Massimo Brunello volevo chiedere se la vittoria sull'Inghilterra è la più importante della sua carriera da tecnico e anche quella che gli ha dato più soddisfazione. Um, I can't remember some of my victories. Um, so... Yeah, I mean, yeah, I mean, it's got to be right up there with them. Um, you know, I've been very lucky. I've had some, um, you know, world championship uh, victories, um, etc. So, but this one, this one's given me one of the greatest satisfactions because of the work the players put in, um, how I saw them develop through this campaign, um, the leadership of guys like uh, Lamoureux, um, Ruza, Padovani, Brex, um, you know, I've um, obviously left a couple of guys out. But their leadership and their drive, the way they led the team was magnificent, I thought. Um, and it's really the fact that we had the win gave them validation um, for what they have, are doing. And, and that is the uh, um, foundation of what we can now move forward with that if we do the preparation um, you know and you do all that preparation then what happens in the game happens some days you have a good day at the office some days are not so good um, saturday was a great day so long may they continue sabato sabato è stata una grande vittoria speriamo di di, di continuare così uh, sicuramente è tra le vittorie che Mi hanno dato la maggior gratificazione, soprattutto perché è una vittoria che è frutto del lavoro, dello sviluppo che stiamo portando avanti, della leadership che ragazzi come Michele Lamaro, Federico Ruzza, Edoardo Padovani, Nacho Brex e me ne dimentico anche alcuni hanno guidato il gruppo nel corso del torneo. Ed è una cosa di cui. Siamo fieri e che dà diciamo, validità al lavoro che stiamo portando avanti e che rappresenta le fondamenta del, di quanto vogliamo costruire per il futuro. Massimo, stessa. Per me, è la, sicuramente allenare la, la Nazionale Under 20 è la, è la squadra più importante che io ho allenato, quindi, è sicuramente una vittoria che resterà e che è sicuramente una delle migliori della mia carriera. Sono um, così molto soddisfatto della vittoria, non solo perché abbiamo vinto con l'Inghilterra era la prima volta in casa, una, un momento storico, ma anche come è venuta. Per, abbiamo così eh, segnato proprio la nostra identità in quella partita: tanta difesa, tanta eh, consistenza fisica, una, una mischia superlativa. Abbiamo. Diciamo, basato il nostro gioco su queste due, questi due aspetti e credo che ci sono visti tutti in, quella, in, in, quella, in quel match. Francesco Volpe, Corriere dello Sport. Buongiorno, Francesco. Buongiorno. Eh, volevo chiedere a, a Kiran come sempre succede quando una nazionale italiana comincia a mettere in mostra diciamo, dei talenti e anche per fortuna ottenere i risultati. Eh, i club all'estero in Francia e in Inghilterra hanno cominciato a, a, a prendere i giocatori eh, sappiamo che addirittura Sante che è ancora un giocatore dell'Under 20 andrà all'estero l'anno prossimo eh, Zanon va, va via e altri ne, ne andranno Fischetti so che è sul punto e volevo sapere da, da Kiran intanto cosa pensava di questo eh, e nello stesso tempo cosa pensava del fatto che naturalmente un'esperienza all'estero credo sia positiva, ma nello stesso tempo questo mette un po' in difficoltà le nostre franchigie celtiche che hanno bisogno invece di giocatori perché, come diceva giustamente il, il Presidente, vi, per vincere bisogna imparare a vincere, cominciare magari dal livello inferiore. Sì, per me, ho detto molte volte che supporto i giocatori che giocano all'estero for the player for a start it gives them a different um, culture a different way to play exposure to different coaches um, so you know and and it's also a life a life experience um, and the other thing about it is that you know it, it is a professional environment and it's the same as a manager of some business going somewhere else so for me i support it um, making the the second part of that is yes um, the franchises or teams being weakened by so many players going away that's the job then of us it's the job of coaches it's the job of the Italian system to to um, bring players through that can fill those gaps and they have the experiences um, I had many times when I was at Benetton coaching there where, we had 50 odd players, and and yes, you have 23 involved in the game on Saturday. But then there was 15 players who were not able to play, and so those players don't get the experience. So if one player goes like uh, Zanon or Sante, like you said, uh, well then someone else comes into their place, um, and it's up to us to make sure that they uh, that uh, that players keep. Being able to come into those positions and are ready for it, whether that be through the under 20 system, the academy system, um, whatever that may be. Uh, no, insomma, io ho, detto ho detto spesso che per un giocatore andare, andare all'estero, avere esperienze diverse in campo, fuori, essere esposto a culture e anche tecniche differenti è a mio avviso molto importante come nel mondo, nel mondo del lavoro, nel mondo del business, quindi io non sono contrario di per sé. Mh, per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda e quindi l'impatto che questo può avere sulle franchigie, eh, riempire i gap che vengono lasciati dai ragazzi che vanno all'estero è il nostro compito, è il nostro lavoro, è una situazione che io eh, quando allenavo Benetton ho anche vissuto. In, in molte occasioni, ecco, se uno zanon o su un sante, come hai detto tu, uh, va via, trova posto all'estero, quello che dobbiamo fare come, come FIR, come allenatori, è quello di formare adeguatamente e far trovare pronto chi può immediatamente entrare a, a colmare il vuoto lasciato da chi va via. Grazie. Gianluca Barca, o Rugby? Ciao, Gianluca. Ciao, buongiorno. Um, mi volevo ricollegare a questa domanda di Francesco um, e farla al, al Presidente. Cioè, eh, Ci sono parecchie eh, nazioni che pongono dei limiti al trasferimento dei propri giocatori internazionali all'estero. E quindi volevo sapere da Marzio se questo flusso che ha ripreso discreto vigore negli ultimi mesi e potrebbe aumentare ulteriormente nel futuro, noi in parte lo subiamo, lo incoraggiamo o se siamo indifferenti e nel caso in cui dovesse mantenersi con questa consistenza se a quel punto eh, va ridiscusso anche un pochino magari la presenza delle franchigie visto che le franchigie a un certo punto erano state create anche per riportare in Italia i giocatori che erano all'estero o per farli rimanere in Italia cioè per creare un punto di approdo se i nostri più forti vanno all'estero se a quel punto non varrebbe la pena ripensare e magari allora eh, ripuntare il centro sul campionato, visto che poi il campionato ne risulterà ulteriormente impoverito. Ma, eh, beh, se se l'obiettivo delle franchigie era quello di riportare i giocatori dall'estero, devo dire che oggettivamente non ha raggiunto quel risultato perché, sì, qualcuno è ritornato quando all'estero non aveva più posto, quelli che hanno avuto posto all'estero sono rimasti, vuol dire. Sergio Paris è ancora là, per cui non, non è quello un obiettivo che ci si può porre con le franchigie. Ma eh, Kiran eh, poco fa ha detto la cosa giusta. Tra l'altro, approfitto per dire che Kiran è assolutamente l'allenatore perfetto per questa nazionale e per questo momento, anche per quello che ha appena detto. I ragazzi. Eh, debbono, debbono seguire la loro strada sapendo che c'è la nazionale che è loro, uno dei loro impegni più importanti e loro lo sanno anzi è un, è un piacevolissimo impegno mi sembra per loro il fatto che i ragazzi vadano all'estero per, per la federazione non è né da ostacolare né da incoraggiare né da essere indifferenti se abbiamo dei giocatori da gestire in Italia, li gestiamo in Italia. Se abbiamo dei giocatori all'estero, li gestiamo all'estero. Ad esempio, abbiamo un rapporto splendido con i Saracens eh, che hanno Riccioni, e abbiamo un altrettanto ottimo rapporto con, con Montpellier e con Philippe Santandré. Li seguiamo, seguiamo all'estero: Franco Smith, eh, Kiran, l'intero staff, Gian Battista. Sono costantemente in contatto con loro, in rapporto con coloro che, che, che li hanno come allenatori e come dirigenti nelle squadre straniere. Io credo che il fatto che, qualche ragazzo, che molti ragazzi vanno all'estero è un bel riconoscimento alla capacità italiana di formare i giocatori. Il fatto che si creino degli spazi nelle franchigie permette ad altri giocatori di, di farsi vedere. Non mi sembra che la Benettona, ad esempio, giocando con 23 giocatori in meno, abbia avuto dei risultati pessimi. Anzi, i ragazzi che si sono messi in mostra, visto che hanno avuto spazio, probabilmente ora faranno concorrenza a quelli che tornano dalla nazionale per un posto in squadra. E questo è l'anima della, della crescita di qualsiasi nazionale? Mm, rivedere il campionato? Ma il campionato noi lo stiamo rivedendo. Abbiamo. Riportato non nominalmente il, il top ten nell'alto livello. un poco fa ha citato la squadra, la nazionale A, la nazionale emergenti. Faccio presente che eh, sabato scorso a Cardiff c'erano molti giocatori che hanno giocato la partita con la Spagna in nazionale A: Pettinelli, Marin, Capuozzo, Alafili, Nicotera. Ecco. Ce molti. Quei ragazzi lì in quel momento potevano essere rogatori che non venivano presi in considerazione per la Nazionale, sono stati presi in considerazione. Poco fa avete detto: mi sembra Sebastiano abbia detto che alla fine avevamo una squadra di infortunati. Beh, non si è visto, voglio dire, non è che sia una cosa normale per il rugby italiano. Credo che la strada giusta sia quella di, di, di far andare i ragazzi all'estero. Quelli che hanno la possibilità di giocare a alto livello all'estero vadano tranquillamente. Gli altri cresceranno qua e cercheremo di far diventare sempre migliori le nostre due franchigie, questo è evidente, e anche il campionato di, di top ten. Certo, per far questo bisogna anche che anche i dirigenti delle squadre di top ten ci mettano del loro però. Sono certo che siamo sulla buona strada anche da quel punto di vista. Massimiliano Vienna, se ho capito bene, da regia. Massimiliano? Non c'è? Fabrizio Zuppo, il mattino di Padova. Buongiorno Fabrizio. Non sento neanche Fabrizio. No, scusate, mi sono incasinato io col, con il microfono. Buongiorno a tutti. Eh, volevo chiedere a Kira una cosa su sabato e una su quest'estate. Come è cambiata la strategia del calciare in touche in cerca della meta, che è stata spesso rivendicata dall'Amaro anche nelle conferenze stampa, a calciare invece tutto in porta come è successo sabato in Galles e abbiamo visto anche altre cose, meno multifase e più, e più cinismo e più, meno, meno giocatori assorbiti nel, nel breakdown, eccetera. E questa è una, la seconda, ci sono quattro partite quest'estate da vincere, una con la Georgia per chiudere un discorso che bisogna chiudere eh, cioè, in una sola maniera. E volevo chiederti se mh, quanto sperimenti, eh, quanto sperimenterai, se stai seguendo giocatori come Pollegri, Campagnaro, eh, lascio perdere Paris, che è un discorso a parte. che eh, Non so se si possa considerare ancora un progetto per uh, il Mondiale 2023. Punto eh, a Massimo Brunello, oltre a fare i complimenti. Eh, Fabrizio, per favore ti ti lascio la parola dopo, ma facciamo rispondere a Kiran, poi fai la domanda a Massimo. Grazie. Va bene. Yeah, our strategy for taking points never changed. Um, we were always taking points in the Six Nations. Um, just it depends dipende the position of the game. Um, and what uh you know this the stage of it, how long to go, um, what the players feel there. Um, so, yes, um, you know, that, that has always been our strategy around that. But uh, the final word is on the field with the, uh, with the leaders on the field, they decide um, because they are out there and they, they feel what is going on. Um, and when you have a long-range kicker like Padovani, it also gives you an advantage. So that um, didn't change. Really, um, from a breakdown perspective, uh, yes, we we worked hard in that area. Um, the coaches and the players paid special attention to it. It was one of our real focus areas, um, and we we were a lot better of it. I think our turnover rate at breakdown was one of the lowest as well in the Six Nations. Um, so that is an improvement, but it 's only a start. We still have to get better in those areas um, as far as selection goes. We consider everyone i mean if they're Italian eligible, we will consider them all. Um, it comes down to performance. What we have to balance out in the summer is with only a year before a world cup is how we expose maybe a couple more players, but the objective all the time is to get our process right and get better at our performance. So we have to balance that. Um, no matter whether we are playing Georgia or, or South Africa or whether it be um, a, a smaller country like um, Greece or someone like that. You know we, we, we will prepare the same as we do for every game. And, um, and pay attenzione as, as we need because it's uh we have to get consistent in our performance. La strategia Fabrizio. Non, non cambia mai. Si adatta a quella che può essere la posizione o, o il momento della gara. E la parola ultima è aspetta quel ai leader. Che sono, che sono sul campo che hanno la sensazione, il feeling di quello che sta accadendo sicuramente avere un calciatore eh, dalla lunga distanza come può essere Edoardo Padovani è, è un vantaggio e sì, eh, abbiamo lavorato duramente sui, sui breakdown come, come avevo detto prima era un focus è, è migliorato molto dal punto di vista statistico sui breakdown e sulle palle perse siamo stati una delle migliori squadre eh, nel torneo per quanto riguarda la selezione, noi consideriamo chiunque sia eleggibile per l'Italia e dimostri con le proprie performance di, di meritare la selezione eh, per l'estate. È pensabile vedere anche qualche ulteriore volto nuovo, un paio di nuovi giocatori, senza che però eh, ecco, questo alteri in alcuna misura l'equilibrio o vada a discapito eh, della performance, che è la cosa per noi centrale, capitale, quello che ricerchiamo prima di tutto a prescindere dal fatto di giocare contro il Sudafrica, la Georgia o la Grecia? E, e abbiamo ancora la domanda di Fabrizio per Massimo, Brunello e poi abbiamo Massimiliano Vienna. Fabrizio, grazie. Eh, grazie, grazie a te eh, Andrea. Volevo chiedere a Massimo, ehm, tu non hai il test match, eh, ti voglio fare i complimenti ovviamente come tutti, ma ehm, l'anno prossimo avrai Inghilterra fuori e, e Scozia fuori, come, come puoi migliorare? Questo che è già un grande risultato. Quali sono? Ne deve vincere quattro. Eh, qual è il, sì? Ma come fai a tenere il gruppo? Eh, cioè, eh, almeno chi non c'ha quattro e tre sette partite da fare fino al prossimo senazioni. Tu, eh, Sì, hai, hai delle amichevoli, ricordo quella. Con l'Irlanda, a Dublino a, a dicembre, che hai vinto, poi eh, abbiamo preso tre gialli e non disputo e non dico altro, e abbiamo perso tre. Eh, però, è? Eh, qual è il tuo gol? Qual è il tuo obiettivo adesso? Insomma, tutto lì. No, eh, ci sarà un, un torneo estivo che non so ancora. Ne che Formula avrà, chi ci sono le squadre partecipanti, ma va a sostituire un po' il mondiale che è venuto a mancare a causa pandemia. E in questo torneo, sicuramente andremo anche noi a, a vedere giocatori, altri giocatori nuovi che magari sono stati un po' a, a, ai bordi, non hanno avuto magari la possibilità di giocare, ma che sono sempre stati convocati magari nei raduni. E poi il prossimo anno abbiamo tre partite in casa sperando di avere ancora questo, questa cornice di pubblico, questo calore che c'è stato a Treviso, questo entusiasmo diciamo, contagioso che abbiamo trasmesso al pubblico e che, che è stata veramente una, una festa ogni volta che abbiamo giocato. Avendo tre partite in casa è chiaro che si punta sempre all'obiettivo grosso. e Devo dire che l'anno scorso ci eravamo andati molto vicini con la Francia, molto vicini perché se il calcio, mi ricordo, di Albanese entrava avremmo vinto la partita proprio allo scadere. e Quest'anno invece ci siamo riusciti con l'Inghilterra. Ecco, il prossimo anno il nostro obiettivo sarà sicuramente alzare l'asticella, come abbiamo fatto negli ultimi due anni, ma. Secondo me la potenzialità ci sono, dobbiamo lavorare bene, creare un bel gruppo, una bella squadra e soprattutto non perdere l'obiettivo che è quello di confermare il potenziale dei giocatori, di crescerli, di sviluppare il loro potenziale già, già intravisto magari in under 18 nelle selezioni e confermare questo potenziale. Poi ci sono anche i risultati, però non è sempre la priorità per l'under 20. Massimiliano Viena? No, continua ad avere difficoltà. Regia? Alessandro Ceccioni, il Tirreno. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. Eh, mi riallaccio un pochettino alla, domanda, alla risposta che è stata Ehm, l'ordinatore della 20 e vorrei domandare al Presidente, di fatto eh, buona parte dei giovani dei, che sono, hanno esordito in, eh, in nazionale maggiore e l'under 20 di quest'anno eh, vengono dal sistema di formazione che prevedeva l'accademia che è stata chiusa e le varie accademie regionali e i centri di formazione eccetera. Lamaro per dire era figlio di un centro di formazione qui a Roma, addirittura dal 16, poi ha fatto l'accademia, poi è andato avanti. Allora io volevo sapere, eh, il 2002 è l'ultimo anno di accademia, di questo di sistema che conteneva l'accademia. Il 2003 è già più sciolto, è più, è più lì, eh, rimane sulle accademie, è figlio delle accademie, insomma il 2004, delle accademie eh, zonali che però anche quelle alcune vengono chiuse. Ecco, volevo sapere se questo non è un po' un, una contraddizione rispetto a quello che vogliamo fare come sviluppo della squadra. Lo chiedo sia al Presidente sia a Brunelli. Sai, la realtà è sempre strana, bisogna vedere da che parte si vede. Nicotera non mi sembra che sia un prodotto di quel, di quel percorso, ma questo non vuol dire niente. Non, non, il percorso federale della formazione ha, ha avuto sicuramente gli aspetti estremamente positivi. Io poi sono anche convinto che il modo migliore per far fallire una rivoluzione è applicare le cose in maniera integrale, quasi manichea. Per cui il prossimo progetto di formazione della federazione è inteso a raggiungere entrambi gli obiettivi, cioè quello ovviamente fondamentale della formazione dei giocatori, ma quello altrettanto fondamentale del ritorno della formazione in collaborazione con i club e anche della crescita strutturale dei club a seguito della formazione. Cioè io credo che non si possa continuare ad andare avanti con un sistema... Eh, solo federale o come era in passato un sistema lasciato ai club che peraltro entrambi hanno dato dei buoni, buoni risultati perché voglio dire anche quando li formavano i club c'erano dei giocatori che sono arrivati al massimo livello internazionale e, il prossimo progetto perché questa federazione fa progetti il prossimo progetto è proprio centrato sul non perdere quello che di buono c'era nel, nel progetto formativo che è stato fatto fino adesso e associando quello che di buono può, può essere raggiunto nei club. Di conseguenza ci saranno ancora dei centri di formazione permanente, quello di Roma e di Milano probabilmente resterà, resteranno in funzione e ci saranno questi poli di formazione. I poli di formazione tendono ad avere in una collaborazione fra i club strutturati di determinati territori che possono in questa maniera sviluppare su quello che è il progetto federale che è stato appunto sviluppato nei centri di formazione in questi anni possono portare avanti la formazione dei ragazzi, cioè vogliamo trasferire quelle che sono le conoscenze sviluppate ai club. Questo, cioè una federazione non può guardare soltanto una cosa. Sono certo che ovviamente con con l'impegno e la collaborazione del, dell'intero sistema, perché anche Kiran non è che può essere considerato estraneo a questo, ovviamente Massimo eh, è uno di quelli che più eh, sarà interessato a seguire questo tipo di lavoro, con tutto quello che è la struttura tecnica federale, con il direttore dell'alto livello giovanile, saranno tutte persone che lavoreranno fianco a fianco con... Eh, i poli di formazione in modo da, da farli lavorare come hanno lavorato i ragazzi fino adesso nel sistema formativo federale che aveva degli, dei grandi vantaggi e anche degli svantaggi. Non possiamo nasconderci che ha creato dei grossi danni su, su quello che è la, la, la propensione alla formazione nei club e ha a volte escluso dal sistema dei ragazzi che se non sono Nicotera che Continua a andare dritto per la sua strada avendo qualità, poi le mostra in altri modi magari vengano persi. Cioè noi non possiamo, come diceva giustamente Massimo prima, perdere nessuno. Per cui stiamo cercando di, di mettere insieme un sistema che permetta di non perdere nessuno. Però io sono assolutamente convinto che proprio per le qualità delle persone che ci lavorano, e continueremo ad avere dei giocatori per la nazionale under 20 e la nazionale under 18 di alto livello Massimo sì, io posso parlare solo mh, del, del discorso che nel, nel sistema accademia che abbiamo avuto fino, fino adesso ci è voluto un po' per, per andare a regime e ci vuole sempre un, un po' di tempo eh, di rodaggio su tutte le cose che ci vanno ad iniziare. Eh, gli ultimi 3-4 anni devo dire che il livello si è alzato moltissimo, sono arrivati anche atleti più, più dotati, più competenti a, a giocare, credo che questo si, si, si veda insomma, il, rispetto a dieci anni fa la, la media eh, tecnica, fisica de, degli atleti, dei giocatori si vede, si vede nettamente. Questo chiaramente poi si vedono anche nei, nei risultati nei, e, nei, e negli atleti che arrivano, perché eh, dai 98 in poi anche 97, secondo me sono arrivati giocatori alla nazionale ogni anno almeno 3-4 giocatori che possono debuttare in nazionale maggiore, ne arrivano 7-8 per, per, per franchigia. quindi... Sono, sono numeri alti e secondo me che per un movimento come il nostro è notevole. Adesso con il, con il cambio dovremmo stare un po' più attenti soprattutto sull'individuare sull il talento e, e cercare di fargli fare il percorso giusto che sicuramente con, con i tecnici che abbiamo, che secondo me sono molto bravi e competenti, a, in federazione nei, nei poli nei, nelle accademie li possiamo sviluppare e, e avere ancora lo stesso successo posso completare quello che ho detto poco fa comunque farei anche notare che se posso completare quello che, che, ho, che ho detto anche per integrare quello che, che ha appena finito di dire Massimo eh, il problema che poi noi abbiamo sempre avuto è quello che ha detto poco fa, prima nella risposta prima, cioè il, il passaggio, la transizione tra essere giocatori di buona qualità a livello di Under 20 e essere giocatori per la squadra di Kiran. Questa transizione ha sempre, ha, ha, è sempre mancato il, il passaggio finale, cioè quello dell'United del, del Rugby Championship o comunque di un livello molto più alto. Con le due accademie che ci sono, perché poi le accademie restano, le due accademie che verranno eh, portate avanti nelle due franchigie si va a, a chiudere questo gap. Per cui i ragazzi che hanno questa qualità, come diceva giustamente Massimo poco fa, dovranno essere subito utilizzati nelle, nel campionato ex celtico o comunque a livello internazionale alto. Per cui diciamo che dal punto di vista della formazione prima stiamo sperimentando un nuovo sistema integrato, abbiamo messo qualcosa che prima non c'era, il fatto che i ragazzi abbiano una transizione corretta verso l'altissimo livello che è quello del torneo delle sei nazioni, non under 20, il torneo delle sei nazioni, quello dei senior. C'era Gianluca Barca ancora, se ho capito sì, bene. Sì, scusa, ehm, mi, mi sono un po' perso. Su questo proposito volevo chiedere se qualcuno può fare proprio passo passo una risposta un po' per deficienti, tra i quali io mi iscrivo volentieri. Cioè che cosa fa un giocatore di alta qualità del 2005 ipotetico del rugby pesaro, chiamiamolo oggi, cioè, uno che compie 17 anni dopo l'estate? Cioè, qual è il suo percorso eh, immaginato in questo momento? Seconda di quella che saranno anche le decisioni della struttura tecnica entrerà in un polo di formazione o entrerà eventualmente in una, una struttura come quella ad esempio di Roma, che è, è, è quella del centro di formazione permanente, poi seguirà il suo percorso farà le, la, la nazionale under 20. Se sarà un giocatore di grande talento, entrerà nell'Accademia di una delle due franchigie e, e poi speriamo che raggiunga la nazionale maggiore. Non è un percorso tanto strano o complicato. No, quindi è centro di formazione e accademia delle de, de, de franchigie, cioè i passaggi sono questi. No, il ci sono formazione. i poli di formazione, i poli di formazione sono diversi dal centro di formazione di Roma e di Milano che è a disposizione ovviamente quello di Roma per il sud e quello di Milano per il nord-ovest, ma che comunque può essere utilizzato dalla struttura tecnica della federazione per tutte quelle che sono le esigenze che vengono riscontrate ragazzo per ragazzo. I giocatori devono essere valutati uno per uno secondo il loro percorso e noi abbiamo la possibilità di fare questo, ossia in una struttura come quella del Polo di Formazione che non è una, situa una situazione in cui il ragazzo rimane a completamente a disposizione, ma che lavora insieme ad ai suoi compagni o altri compagni in un numero di ore predefinito e, e determinato da una struttura che comprende il tecnico, il preparatore atletico, il nutrizionista, il lo psicologo e tutto quello che abbiamo avuto sempre nei centri di formazione permanente e poi verrà valutato in base alle sue qualità. Il concetto è di non perdere nessuno e a ognuno far fare il percorso adatto per raggiungere il massimo delle sue potenzialità. Abbiamo ancora una domanda da Sebastiano Pessina, un rugby. Sebastiano, poi chiudiamo. Grazie. Volevo solo un piccolo sguardo verso i prossimi appuntamenti. Volevo capire: i test estivi saranno con Romania e Georgia. Volevo capire se erano confermati e quale se ci sarà un terzo test e con chi sarà. Direi di lasciare la parola al manager della squadra nazionale Giovan Battista Venditti. Jump. Ciao Sebastiano, buongiorno. Allora, Per risponderti ad oggi noi dovevamo aspettare queste date per avere gli avversari definiti, perché venivano definiti in base al torneo di qualificazione per i prossimi mondiali, che si è svolto fino al 20 marzo. Le due europee qualificate sono Georgia e Spagna, e quindi loro saranno i nostri sicuri avversari per quest'estate. Okay, quindi noi nelle finestre internazionali del 2, 9 e 16 luglio... Dovremo ad oggi affrontare Spagna e Georgia. Per il terzo, c'è cioè sia World Rugby che eh, ci deve far sapere un'altra data, e, così per integrare tutti gli appuntamenti che abbiamo anche con le Emergenti e con la Grazie. Prego. Bene, eh, io penso che per questo debrief del Guinness 6 Nazioni 2022, del 6 Nazioni Under 20, sia tutto, ma il 6 Nazioni. Non è finito per il rugby italiano e da questo weekend parte il TikTok Women Six Nations per quanto riguarda le due partite della nazionale femminile in casa, l'appuntamento allo stadio Lanfranchi di Parma il 3 aprile contro l'Inghilterra, il 23 aprile contro la Scozia, i biglietti sono disponibili su ciaoticket.com e per la prima volta... Tutto il torneo sarà disponibile in diretta su Sky Sport. Dallo Stadio Olimpico di Roma per questo debrief è davvero tutto. Grazie al Presidente Federale Innocenti, al Commissario tecnico Crowley, al capo delegazione Giorgio Borelli, al manager azzurro Giovanni Battista Venditti, a Massimo Brunello, tecnico dell'Italia Under 20 e al responsabile tecnico dell'Alto Livello FIR, Franco Smith, collegato da credo da Pretoria, se non se ricordo bene. No, da Bruno Fontaine, chiedo scusa Franco, e ancora grazie per essere stati con noi, grazie ai colleghi che sono intervenuti e buon TikTok Women Six Nations nelle settimane che ci aspettano.